Siamo con Ettore Di Cesare, candidato sindaco della coalizione di liste civiche Appello per l'Aquila, comprensiva di due liste, In Comune e Cambia Musica. Quali le caratteristiche di queste liste e del movimento in generale? Beh, diciamo, le caratteristiche delle due liste sono quelle di nascere da un percorso che ormai dura da 8 mesi e che ha visto 200 persone impegnarsi ogni giorno per la costruzione di un programma partecipato. Quindi la presentazione delle liste che non nasce solo in occasione delle elezioni, ma fa parte di un processo e di un percorso che ha visto il confronto di tante persone per tanti mesi. Le caratteristiche principali crediamo siano quelle del fatto che già alla presentazione delle liste si possono vedere se le parole spese sono state rispettate oppure meno. Tutti hanno detto, per esempio, che in queste elezioni punteranno sui giovani. La nostra lista Cambia Musica è una lista con età media molto bassa. Tutti hanno, come dire, promesso il fatto che in giunta ci saranno metà dei componenti donne e metà Certo. dei componenti uomini. Fatto sta che quando si sono andate a presentare le liste, le nostre due liste, una con 14 donne e una con 13 donne, sono le liste che in assoluto hanno più componenti femminili. Allora, a noi cioè, diciamo, piace parlare e poi rispettare quello che diciamo. E la presentazione delle liste è un primo banco di prova per gli elettori per capire chi ha detto e chi ha fatto. Vi sentite più vicini al centro-sinistra, al centro-destra o equidistanti? Ma guardi, noi appunto, essendo una coalizione di liste civiche, parliamo assolutamente a tutta quanta la città, a tutta quanta quella parte della città che crede appunto che la trasparenza, la sostenibilità e la partecipazione dei cittadini alle scelte sia il motore fondamentale per ricostruire e rifondare questo territorio. Se per esempio la trasparenza sui finanziamenti, sulle pratiche delle nostre Sì. case, su per esempio ogni pratica che il comune protocolla, no? Questo noi ci chiediamo se sia di destra o di È solo sinistra. buon senso. Beh, diciamo che più che buon senso è il fatto che l'amministrazione deve rendere conto ai cittadini di quello che fa. E se mi permette, non è solo una cosa di buon Un senso, dovere. ma è una cosa che rende efficiente la pubblica amministrazione e soprattutto la rende trasparente e è una prevenzione per andare ad evitare che chi conosce qualcuno abbia la sua pratica accelerata rispetto a chi non conosce nessuno. Evita per esempio il fatto che rendendo trasparente appalto per appalto, lavoro per lavoro, strada per strada, condominio per condominio, magari si sì, eviterebbero anche le infiltrazioni della malavita organizzata. Allora, la trasparenza nel nostro paese opaco, no, è una rivoluzione, non è solo buon senso. E se le pubbliche amministrazioni non lo fanno, un motivo c'è, perché è chiaro che conviene a chi amministra tenere segrete certe carte e come dire, rendere dei favori a degli atti che sono dovuti ai cittadini. Ecco, noi questo è il nostro primo passo per spezzare il sistema Volete smantellare delle questo sistema? clientele. Certamente sì. È improprio dire che Appello per l'Aquila è il progetto politico dei comitati? Sì,
nel senso che a appello per l'Aquila con le sue due liste civiche è, diciamo, c'ha una composizione che è bivalente. Da un lato è formato da delle persone che da aprile 2009 si sono impegnate per la ricostruzione dei nostri territori. Da aprile 2009 hanno iniziato a denunciare il fatto che la politica dell'emergenza, della protezione civile e del comune era fallimentare e favoriva solo le cricche che alle 3:32 di quella notte ridevano. Questo è il primo punto, quando tutti gli altri andavano santificando San Guido Bertolaso. L'altro aspetto è che raccoglie tutte quelle persone, da professori universitari fino a ricercatori e operai delle varie industrie del polo elettronico, che in questi anni hanno fatto e formulato proposte per la ricostruzione del nostro territorio e sono rimaste inascoltate. Allora, Appello per l'Aquila vuole prendere i migliori saperi del nostro territorio e metterli a disposizione per la ricostruzione della nostra città. Non solo comitati. Assolutamente. Senta, restiamo un secondo sui comitati. Nella geografia delle liste sono finiti un po' da tutte le parti. Qualche esponente comunque c'è con voi, qualcuno è finito con il PD, anche se di meno, qualcuno con De Matteis. Enza Blundo è candidato sindaco per conto suo. Che valutazione la dà lei di questa diaspora proprio dei comitati? Ma guardi, no, diciamo che non è una diaspora, perché se si riferisce al tendone dell'assemblea cittadina, non solo in generale, parlo in piazza, no? Ma anche alle altre esperienze, è chiaro che, appunto, quello non essendo un soggetto politico ma un'assemblea, no? Poi i componenti dell'assemblea, ognuno ha fatto le sue scelte. Certo, ci pare strano di persone che per anni hanno criticato l'operato del sindaco e l'operato, appunto, anche del commissario Chiodi, nonché del vicepresidente della regione De Matteis, ci pare abbastanza incoerente ora ritrovarli nelle liste di appoggio, forse perché conviene, ma diciamo che oggi la scelta non deve essere di convenienza personale, ma deve essere di convenienza per la città. Allora noi, coerentemente con il nostro percorso, ci presentiamo, come abbiamo sempre detto, fuori da ogni schieramento dei partiti, e crediamo che i cittadini a questa tornata elettorale abbiano capito i loro giochi, no? E quindi abbiano un quadro e possano scegliere di conseguenza. Inizialmente con voi c'era anche Vittorio Festuccia, più o meno vicino ad Appello per l'Aquila, poi è diventato candidato alle primarie del centrosinistra con SEL. Volevo chiederle come mai questo passaggio e se in prospettiva futura questa figura può fare da pontiere tra voi e il centrosinistra. Oh, guardi, assolutamente no, le spiego e la ringrazio per la domanda alla vicenda del dottor Festuccia. Allora, il dottor Festuccia ha firmato l'appello per l'Aquila, che è uscito ai inizi di ottobre dell'anno scorso. Nell'appello si diceva che era un appello per la partecipazione delle persone, quindi a formare dei gruppi di lavoro, come è stato fatto poi, ci hanno partecipato tantissime persone, un'esperienza bellissima per mesi, e per creare un programma partecipato, che Appello per l'Aquila sarebbe stata assolutamente fuori dalle logiche dei partiti. Il dottor Festuccia non è mai venuto a nessuna riunione, questo appunto è l'indice di come percepisce la politica e la partecipazione, e ce lo siamo ritrovati a una sola riunione e ci è venuto a chiedere l'appoggio per le primarie, no? Una cosa inconcepibile, no? E quindi cioè diciamo che noi rispettiamo quello che diciamo, scriviamo e firmiamo, altri no. Certo.
Un'ultima domanda, a seconda che voi andiate o non andiate al ballottaggio, potreste chiedere l'appoggio oppure appoggiare, quindi a seconda dei casi, quale delle coalizioni date tra le più papabili? Ma guardi, cioè diciamo che ci sembra che in queste elezioni la scelta sia tra due visioni di città e tra due visioni di amministrazione. Allora c'è una visione di città che è riferibile a quelle che lei chiama le coalizioni più papabili, che vuole continuare a destinare le risorse alle reddite di posizione e alle clientele, e chi come noi capisce che per ricostruire questa città l'unica opportunità è destinare le risorse alla crescita del talento, delle competenze e Quindi siete dell'innovazione, inconciliabili. puntare sui nostri ragazzi e sulle nostre ragazze. Sa perché siamo inconciliabili? Perché per esempio con noi si candida Silvia, 26 anni, che quando è nata esponenti delle coalizioni avversarie stavano in consiglio comunale da già 10 anni, e Silvia si candida con noi perché fa la commerciante, paga in un centro commerciale 3 volte quello che pagava in centro storico e si rende conto che questo suo affitto così alto non è stato inevitabile, è una scelta politica di chi non ha voluto destinare ai commercianti spazi temporanei comunali, no? Per favorire i proprietari dei centri commerciali. Allora c'è chi punta sui proprietari dei centri commerciali e chi, come noi, punta su Silvia, 26 anni, che vuole realizzare una sua attività e avrà tutto il supporto dell'amministrazione nostra per realizzare i propri sogni e per far valere le proprie competenze. Lo scontro è questo, è tra chi ha deciso di coalizzarsi per trovare gli equilibri, per spartirsi questa città e non ricostruirla, no? E chi invece ha fatto una coalizione in cui ha messo insieme le migliori idee di questa città per dare un futuro concreto e sostenibile al nostro territorio. Basterà per avere i voti? Beh, diciamo, questo è una domanda da 1 milione di euro, anzi, visto che diciamo, ci stanno le cifre i balletti delle cifre, anche qui non si capisce mai quanti soldi ci Certo. stanno a disposizione e ritorniamo sul piano della trasparenza, diciamo, è una domanda da 10 miliardi di euro. Però noi crediamo che i cittadini, mai come in questa tornata elettorale, si rendano conto che bisogna avere la lucidità e il coraggio del cambiamento, conoscendo bene la nostra storia. Mai come in questa tornata elettorale, i cittadini hanno davanti due visioni della città e della politica. Sta a loro la scelta. Quelli che ci hanno governato fino a oggi, ci hanno portato in questa condizione qui, non ci vuole coraggio per votare a noi, ma ci vuole, come si dice all'Aquila, coraggio per continuare a votare loro. Prego. Grazie.